Ok, allora io farei partire, diciamo, la panoramica da WrestleMania più che altro, perché noi l'abbiamo detto parecchie volte, o perlomeno io personalmente mi sentivo che dai risultati di WrestleMania, dal post-WrestleMania, nel Judgment Day sarebbe successo qualcosa. Per il momento pare mantenere, però il fatto che Priest e Balor abbiano perso i titoli di coppia e Priest con l'incasso andato a buon fine si sia elevato a campione singolo e campione del mondo, inizia a formare le prime crepe nella stable. Uniamoci pure al fatto che Rhea, causa infortunio, ha reso il titolo vacante. E quindi, diciamo, nella stable, secondo me, si è andata a creare una sorta di anarchia, complice anche Dominic, che pare sempre di più affiliato a zona, diciamo, zona messicana. Quindi, prima con Andrade, il tradimento di Andrade, con Santos. Quindi, secondo me, si iniziano a tracciare i primi bivi. Cioè, dove possono andare a finire i vari personaggi di questa stable. Io, secondo me, diciamo, il target finale, diciamo, un'eventuale rivincita per Drew, che, essendo di fatto campione uscente, anche se per poco. Mi piacerebbe che si approfittasse della situazione per creare una rivalità con Finn Balor, ma qui stiamo andando, diciamo, oltre. Adesso c'è questa rivalità con Jey Uso. Diciamo, il primo segmento è quello del Raw scorso, perché nel Raw precedente abbiamo avuto il Fatal 4-Way per chi avrebbe affrontato il campione portoricano. E abbiamo diciamo, da questa contesa è uscito vincitore il gemello buono, chiamiamolo. Sì, c'è stato, esatto, come mostro in questa foto, questo segmento che devo dire abbastanza divertente. La faida sicuramente la vedo molto di transizione, non vedo il campione perdere la prima rivalità. Però sono sicuro che potranno offrirci una buona rivalità che ha i suoi tempi corti, perché Backlash ormai è alle porte, e se non vado errato, le puntate di Raw restanti sono una sola. Correggetemi. Esatto. Come, Simo? È il draft, Esatto, oltretutto. quindi tu dici i tempi sono molto, molto stretti per mandare avanti. Quindi c'è stato un semplice first one contender in un Fatal 4-Way, quindi non frutto di una rivalità, ma di l'uscita da parte di una first one contender, per l'appunto. Ripeto, secondo me. Non vedo Priest abdicare nell'immediato, perché sarebbe clamoroso. Mi piacerebbe più che per Drew, come dicevo, in futuro lo spaccamento del Judgment Day è una possibilità di una rivalità interna con Balor. Abbiamo visto già le prime crepe anche con JD, che sappiamo essere un fedele dell'irlandese nonché discepolo. E quindi magari adesso sto andando un po' più là nel tempo, però questa è la situazione della stable che al 99% mi sento di dire andrà a frantumarsi. Mettiamola così. Ma infatti, secondo me, l'aspetto più interessante del Priest sarà come racconteranno questa decadenza, ecco, del Judgment Day, o questa frammentazione, o magari se entreranno dei nuovi membri. Anche perché comunque Rhea Ripley, ok, che non è una ragione narrativa, ma sta fuori. Sai, in Guy lo vedo che è triste, però è la dura realtà.
No, Shanghai si rattristerà molto dopo, quindi Ma con calma. al main event di questa puntata, Esattamente. cioè, lo hanno di base Rearing che è fuori, che comunque era una sorta di leader. Lui adesso è campione, ma nonostante poi ci abbiano sempre detto il Judgment Day non ha leader qua, il Judgment Day là, di fatto c'è sempre stato un leader. E Damian Priest, una volta, dimostra di essere un leader molto debole, cioè di non essere in chiave storyline, chiaramente, di non essere in grado di gestirli, di fare le tattiche giuste, eccetera, eccetera. Quindi secondo me la stable andrà a frantumarsi e questa sarà la storia che ci racconteranno. Spero anch'io andranno in direzione prima o poi di un Balor contro Damian Priest. In realtà spero non titolato, perché vorrei vedere Drew che comunque si prende una sua vendetta o comunque ci prova, ma penso che comunque. Simon, scusami, ma quindi lo dai sconfitto Jay, se pensi a sto scenario? Jey Uso, sì, per me Jey non vince. Poi ripeto, so, è sempre difficile fare No, un. d'accordo. Bisogna vedere poi perché se vogliono mandare lui a SmackDown, per dire, cioè, noi non sappiamo. Sappiamo che Damian Priest rimarrà a Roma. Per esempio, il draft può mandare, non so, Dominic a SmackDown, che Dominic già un po' più saldo rispetto a JD, che come dice giustamente Rhapsody, ci hanno sempre raccontato che era l'eletto di Finn Balor, il suo allievo, tra l'altro credo che lo sia davvero, davvero. Quindi io trovo che sia uno scenario anche affascinante. A me quando le stable si rompono, si sfasciano, piace tendenzialmente perché sono sempre una bella storia. Si è visto con la Bloodline, però io sono molto attratto da questo scenario. Jay per me perderà, per fare un pronostico, visto che non ci sarà. Sarà un bel match, peccato che c'è poca costruzione, ma diciamo che l'unico match che ci poteva essere con un minimo di costruzione era Drew McIntyre contro Damian Priest, ma pure lì non saremmo andato tanto lontano, non saremmo andati tanto lontani, ma perché poi appunto una settimana per il primo Raw è stato per abbastanza un attimo i toni dopo WrestleMania che si è chiuso in modo clamoroso. La seconda puntata per decidere lo sfidante, già alla terza ne mancavano altre due, quindi che puoi raccontare, giusto? Ti dimostrerò che non sono uno buono solo per i tag team, a differenza tua, che sono meglio di te. Hit, quello che poi vogliono raccontare, ecco. Cioè, la storia un po' sta avvertendo su quello. Niente di stroboscopico, però capisco anche le condizioni, ecco. Pure dall'altra parte, se ne parleremo dopo, probabilmente, di AJ Styles contro Cody Rhodes, pure lì la costruzione non può essere che minima, ma non per colpa di chi c'è, ma proprio perché la storia ha proprio un tempo troppo breve per svilupparsi. Allora, io penso che questa rivalità vinca comunque Damian Priest. Jey Uso, se per quanto in realtà possa vincere contro Damian Priest, voglio dire, non è che è uno scoglio insormontabile per lui, in quanto a status, in quanto a tutto quello che vogliamo. Non credo sia questo il momento in cui Damian Priest perderà il titolo, anche perché ci sono in ballo un po' di dinamiche all'interno della stable, per cui credo che il tutto poi si andrà, come dire, a condire in maniera che perderà il titolo probabilmente proprio contestualmente all'esplosione o all'implosione, se vogliamo, del Judgment Day. Quindi al momento vedo un Priest ancora campione. Jey Uso chissà se prima o poi lo diventerà. È vero che è un trascinatore, però diciamo che poi non mi farebbe impazzire, ecco, come campione del mondo. Vedo altri a quel livello lì. Per quel che riguarda invece le dinamiche all'interno del Judgment Day, abbiamo visto come è bastata l'assenza di Rhea Ripley a creare un po' di scombussolamenti. Sembra quasi l'armata Brancaleone adesso lì in Judgment Day, un po' lo sbaraglio, ecco, quindi un po' di dissapori interni, Damian Priest che alza la voce, i suoi, diciamo,
se vogliamo, sottoposti, non riescono a vincere un match. Lui dimostra invece che da solo riesce a sbaragliare tutti, e a fine incontro dice, tra l'altro, nei denti a JD e anche a Santos, no? Che lui non ha bisogno di loro, ma al contrario sono loro ad aver bisogno di Damian Priest. Quindi si è capito un po' dove si andrà a parare, e quindi si aspetta soltanto quello che sarà l'atto finale di quella che è stata in realtà la stable che lo scorso anno ha portato avanti un bel po' sulle proprie spalle tutto il roster, no? Inizialmente li abbiamo un pochettino quasi derisi. Io ricordo, ero tra i primi, no, a deridere un attimino il Judgment Day. Poi pian piano hanno effettivamente ottenuto consensi da parte nostra per quello che sono riusciti a portare on screen. Dopodiché, insomma, col draft vedremo quello che accade. Io diciamo che non sono un grandissimo fan del draft, però se la vogliamo prendere come scusa per creare nuove dinamiche tra i roster, ben venga. Però diciamo che, per quanto riguarda, apro questa piccola parentesi, lascio un attimino il tempo che trova il draft, per quel che mi riguarda. Diciamo che con questo format in cui hanno esplicitamente detto che ci saranno dei call-up, e senza fare spoiler per chi segue NXT, saranno anche probabilmente importanti, secondo me è un formato che invece è interessante, se fatto bene, cioè chiaramente con questo assetto. Sì, vabbè, si capisce che è tutto molto, come dire, telefonato. Vogliono mettere in piedi questa pantomima del draft. Sarebbe bastato fare esordire, come dire, a sorpresa qualche grosso nome da NXT, e forse creavano anche più hype, più effetto wow, piuttosto che fare queste chiamate un po' fredde, dove ti si presenta lì sullo stage e poi dopo se ne torna nel backstage. Quindi, vabbè, non lo so, la vedo un po' così, una forzatura che ogni anno ci debba essere questo draft. Ma quello, secondo me, sai che da cosa anche dipende un po'? Dal fatto che la WWE alla fine si piazza là in mezzo, no? In mezzo agli sport americani, ai grandi sport. Sì, vabbè, certo. Draft. Anzi, per strizzano me un po' l'occhio. Strizzano un po' l'occhio a quello che l'NHL, l'NBA o l'NFL vogliono. Quasi, come dire, paragonarsi, no? Se vogliamo, e comunque è una tradizione il draft negli sport americani. Sappiamo che questo non è uno sport, quindi sappiamo anche che è tutto molto telefonato, cioè tutto molto, però ecco, programmato. Bello, per me, una cosa che hanno fatto in passato di recente e che avrebbero dovuto continuare a fare era far vedere un po' che i general manager di Raw e SmackDown andavano, no, ad NXT e provavano un po' a sedurre, tra virgolette, l'Ilya Dragunov di turno, il Tony D'Angelo, Trick Williams, piuttosto che Carmelo Hayes, cioè, anche per farti dei questioni. Questo è figo, come hanno fatto poi con Brown Breaker, con Jade Cargill, eccetera, sì, eccetera. In quel caso sì, ha funzionato effettivamente. Questa, no, questo me lo prendo io, non me lo prendo io. Sì, non so, vabbè, vediamo, comunque ce lo godiamo, ecco, non è che dobbiamo stare a fare troppo la critica, è solo una mia considerazione personale, che lascio il tempo che trova, se vogliamo. Verrai fuori. Scusa Simon, se non mi dimentico, volevo ringraziare The Wickerman 97 che ha rinnovato l'abbonamento un po' di minuti fa, mi è passato, perdonami. Vabbè. E poi Black Dani 92 Polpetta 25 che ha rinnovato l'abbonamento. Buonasera a tutti. Grandi. Detto questo, avete parlato, io la mia non l'ho detta. Se volete non la dico, meglio. Comunque. Va bene, possiamo proseguire. Andiamo, superiamo, cambiamo argomento. Purtroppo non è il comando della live, quindi ci io. Detto questo, io la vedo un po' diversamente da voi, nel senso che le fratture, diciamo, nella stable mi sembrano abbastanza evidenti, però diciamo io non sarei così sicuro come lo siete voi sul fatto che Damian possa mantenere la cintura, nel senso che la storyline delle fratture interne al Judgment Day possono essere tranquillamente condotte con o senza titolo, così come la faida con potenziale faida con
con Finn Balor. Tra l'altro, dal punto di vista di star power e di seguito, credo che adesso Jay sia comunque superiore a Damian Priest. Quindi io non darei così per spacciato Jay, anche perché comunque ha avuto molte chance titolate, poi all'epoca con Roman, poi con Gunther forse addirittura due volte. E no, comunque no. Una? Ok, scusami, non lo dico più. Detto questo, comunque ha questo nome della gimmick di main event, quindi poi, cioè voglio dire, diamogli anche qualcosa che possa giustificare questo... Beh, infatti si trova sempre nei main event, ma perde. Ma anche non nei main event, ma comunque con match titolati, alla fine main event è anche per dire, secondo me, cioè per rimarcare il fatto sì. Era in coppia, adesso sei in singolo e puoi arrivare, diciamo, a... diciamo che tra le sfide titolate che lui ha dovuto affrontare, questa qui è quella più alla sua portata. Assolutamente. Secondo me è la tempistica forse che è un po' sbagliata, arriva un po' troppo presto forse. Sono d'accordo con Michele. E infine un'altra cosa che appunto volevo dire, che diciamo in live si è visto, diciamo, questo frame qui, è questo greve, questo è greve secondo me. Cioè qui ci possono ricamare tanto secondo me, perché con l'assenza di Ria, Liv che può fare un po' la birbantella, che va insomma a prendersi un po' i favori, i piaceri appunto di Dom, quindi occhio a questa situazione che può andare a inasprire ancora di più, insomma, questa situazione interna, esatto. Tanto più che comunque Dominic nelle ultime settimane, unitamente a JD McDonald, come lo chiamo io, ecco, vedi, lo dicono, qui scoppia il triangolo amoroso, e, stanno raccogliendo sempre più delusioni agli occhi, diciamo, di Priest, che ora senza Ria può fare un po' il galletto, come si dice. Quindi occhio, perché secondo me qui ci può essere un bel materiale narrativo. Anche se in questo sguardo, lo sguardo di Liv, non è che sembri così ammiccante o ammagliante, sembra quasi uno sguardo di sfida. C'hai ragione, ma vediamo, vediamo. E, quindi insomma questo. Detto questo, avevo alcune domande da girarvi o comunque considerazioni. E vabbè, Colagian ci ricorda che comunque i campioni sono frizzati durante il draft. E ci dice il GD, ma nel gruppo non è stata inserita Ria. Questo non l'ho visto, ti dico la verità, lo prendo per buono, perché mi è sfuggito. E, detto questo, Monkey... Ma quindi il Judgment Day dovrebbe essere draftato per intero, escludendo Damien Priest, o loro potrebbero piccare anche soltanto Dominic Mysterio? No, questo si è capito? Quindi teoricamente secondo me JD potrebbe essere draftato, ma dubito. Da solo? Dico, c'è questa possibilità. Non deve essere draftata la squadra per intero, voglio dire, no? No, ecco, diciamo che non lo sappiamo ancora, secondo me. Vediamo. Qui Monkey Draga dice J a parole ha demolito Priest, ovviamente, in questo scenario per essere uno sfidante transizione. Mi sento, diciamo, di sottoscrivere. E poi Jay sempre... è un mago rispetto a Priest. Jay è il fuoriclasse al microfono, perché vedevamo come Priest comunque è abbastanza un po' balbettante al microfono, si prendeva il tempo suo, cioè un po' lento, è molto rigido, sì, è quasi come dire incerto, mentre Jay va come un treno, cioè è un freestyler con i suoi, no, con i suoi promo si trascina il pubblico in due secondi, quindi qui proprio è impari, proprio la lotta qui è impari, assolutamente. No, gli va dato atto che, a parte che parla molto bene Jay, però secondo me Priest dovrebbe giocare, anzi immagino che anche una cosa gli viene richiesta e non viene fatta comunque in generale, ad essere più, non dico mi viene da dire, non so neanche la parola giusta, però intimorente, inventiamocela sul momento. Cioè, quello ragazzi è un alto 2 metri, con una voce profondissima. È lo sguardo che non convince. Cioè lo sguardo un po' così. È veramente intimidatorio, ecco. Ma poco. Cioè, uno che potrebbe essere molto intimidatorio, cioè le proporzioni... Sì, ma non ci riesce. Sì, esatto, fatica, ma non so da cosa dipenda.
forse è dal tipo di io... gioco che gli hanno fare. No, 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 però secondo me è proprio una... l'espressione facciale. Lui secondo me è un bonaccione, lui nella vita sarà l'uomo più buono del mondo e c'ha questo, questo ruolo da dover fare il cattivo, ma secondo me non ci riesce, cioè non riesce a interpretare il ruolo del cattivo fino in fondo. Io lo dissi tanti mesi fa, che dissi che non mi intimorisce manco per niente quando fa le sue uscite un po' così da cattivone. A me non mi intimorisce per nulla, quindi sarà probabilmente un limite momentaneo, con l'esperienza potrà migliorare, però non riesce a trasferire quel timore che dovrebbe. Secondo me funziona meglio quasi da face. Sì, col personaggio giusto, non quando faceva l'uomo duplica. Col personaggio, no, col personaggio giusto, però secondo me potrebbe funzionare meglio da face. Abbiamo visto anche quando ha incassato il Money in the Bank, e il pubblico comunque era invisibile in quel momento, in quell'attimo lì, quasi anche io mi trovavo empaticamente dalla sua parte. Quindi questo voler, no, portare verso di sé la folla, in quel momento ci è riuscito. E quindi forse, chissà, un passaggio a face potrebbe fargli bene. Allora, considerazioni, ragazzi, chiudiamo con una domanda secca, l'abbiamo già detto, così ricapitoliamo il nostro punto di vista. Monkey ci dice: date così scontata la vittoria di Priest? Io dico no. Sengai, Simone, Rhapsody? Sì, lo do abbastanza scontato. Sì. Certo, poi può succedere, può essere pure che Coso fa il pezzo, entra e li sbrana tutti. Drew McIntyre, cioè comunque uno fa il pronostico, però poi se la prende in faccia, ecco, mettiamola così. Sì, secondo me il 90% mantiene Priest.